Ciao! Oggi vogliamo raccontarvi una storia. Una storia accaduta nel 1945. Però non è un racconto triste, un racconto di battaglie, di feriti, di fame, di morte. No! La nostra è quasi una favola. Cominciamo col dirvi che la nostra protagonista si chiama Rachele. Ha 40 anni, si vedono tutti, è vedova e vive in una cascina, sì, una delle tante cascine che ci sono nella pianura piemontese. Rachele vive sola nella casa grande. Il marito se lo è portato via una malattia dal nome stranissimo. Oddio, i medici glielo avevano detto il nome, però Rachele non se lo ricordava. 200 metri più a nord rispetto alla casa c'era un fienile. Ebbene, sotto a questo fienile, raggiungibile da un unico ingresso sempre ben nascosto, c'era una cantina. In quella cantina, da circa 3 mesi, lei teneva nascosti 10 ebrei. Ebbene, quegli uomini vivevano lì sotto, nascosti, nell'eterna paura di essere catturati. E solo il loro capo, Jacob, ogni tanto saliva nella stalla a parlare con Rachele, anche per tenersi aggiornato sugli ultimi avvenimenti. Rachele! Rachele! A volte mi domando cosa avremmo potuto fare senza di te. È Dio che ti ha mandato da noi. No, veramente siete voi che siete venuti da me. E se vi ha mandato il tuo Dio, guarda, io vorrei proprio conoscerlo per dirgli due paroline a quel Dio lì. Sì, senti, piuttosto, ci sono delle buone notizie. Allora, ci sono stati molti movimenti di truppe nel centro Italia. Pare che gli alleati siano pronti a svegliarsi dal letargo e attaccare la linea gotica. Sì. È da novembre che la sento dire questa cosa. Da novembre! Ancora. Cosa ti ho detto mille volte? Sì, lo so, Rachele, lo so. Che non si può attaccare sui monti d'inverno, specialmente con la neve, se non conosci i posti. Sì, lo so! E allora stai calmo e abbi fiducia! Non manca molto alla liberazione. Ricordati anche una cosa, che noi siamo ancora dalla parte sbagliata del fronte. E ricordati anche un'altra cosa, che a me questa terra qui non l'ha mica promessa nessuno, no? Io me la sono comperata e me la sono lavorata duramente. E secondo te io la mollo qui, all'Re d'Italia, occhi per lui e i miei figli? Senti, tu cerca pure la tua terra, che io resto qui a difendere la mia. Finché un giorno, e proprio il 21 di marzo, successe un fatto che nessuno si aspettava. Un fatto che avrebbe cambiato questa storia, che era tutto sommato una storia normale, in una storia nuova, una storia diversa, la nostra favola. Buongiorno, bella signora italiana. Io sono colonnello. Quindi lei vive qui tutta sola? Molto bello qui, molto. Lei dove dorme? Da sola? In Intendo dire in quale casa dorme. quella grande. Mi spiace signora, ma da questa sera lei si dovrà trasferire nell'altra. Perché Perché? noi siamo in 12 e in quella piccola non ci stiamo. Vede, noi siamo la centrale operativa della 75esima divisione Wehrmacht, della quale io sono il comandante. E dobbiamo stabilire qui un quartier generale che faccia da raccordo tra il Piemonte e la linea difensiva della Valle del Po. Quello che lei non dovrà sapere, non le verrà detto. E se lei si limiterà ad ospitarci senza andare oltre, non le verrà fatto alcun male, questo glielo garantisco. Jacob!
Jacob! Jacob, vieni su, Jacob! Jacob! Ho sentito dei rumori. I tedeschi sono qui e vogliono per voi. Oddio, qua c'è una... Voi dovete cercare di limitare ogni rumore al minimo. Non salire di sopra se non sono io a chiamarti, d'accordo? Sì, ma... No, niente ma! Jacob, ti prego, niente ma! Qui è in gioco la vita di tutti. È in gioco la mia vita, è in gioco la tua vita. Quindi adesso cerca di smettere di tremare e di fare quello che ti dico io. E tutto filava liscio in questa specie di equilibrio. Rachele teneva più o meno a bada i tedeschi, gli ebrei rimanevano ben nascosti. Due volte alla settimana lei andava in paese e quando tornava, mentre mungeva le mucche, gli ebrei scaricavano il doppio fondo del carro astutamente lasciato fuori vista rispetto alla casa. Certo, era un equilibrio abbastanza instabile. Lonnello, io ho seppellito mio marito. Ho due figli in guerra chissà dove e non so neanche se sono vivi. Ho 12 tedeschi in casa. Mungo mucche e non faccio un pasto decente da 2 anni, colonnello. Io penso che un uomo gentile come lei sia l'ultimo dei miei problemi. Colonnello, mi ascolti. Non passi tutta la vita a fare solo quello che le dicono di fare. Ma questa è la mia vita, Rachele. E fin da quando io ero un ragazzo. Non è vero, colonnello. Questa è la vita che lei ha sempre fatto. Però a quanto pare le cose stanno cambiando, colonnello. Si tolga la divisa. Sì, venga con me a mungere le mucche, a mietere il grano, a irrigare i campi, colonnello. Le farebbe bene. Come se fosse facile. Rachele. Ci sono centinaia di uomini la cui vita dipende dalle mie decisioni. La situazione bellica si stava avviando verso la fine. Gli alleati, come previsto, e malgrado le previsioni di Jacob, avevano sfondato tutte le linee difensive sulla valle del Po e si erano riversati sulla pianura padana. Reggio Emilia e Bologna stavano per essere liberate dagli alleati con l'aiuto dei partigiani. E Milano e Torino stavano per farlo. È finita, Rachele. Gli alleati hanno invaso la pianura padana. I russi stanno assediando Berlino. E presto saranno raggiunti dagli americani. Tutto quello per cui io ho lottato, tutto quello in cui io ho creduto, è morto. È giusto che muoia anche io. Rachele, la mia vita non ha più un senso. Faccia il figlio. Faccia il contadino, faccia l'operaio, qualsiasi lavoro con me. Colonnello. Io non voglio che lei muoia. Rachele. Io non voglio che tu muoia. L'indomani mattina il colonnello puntualmente si presentò con un problema. Strano. Se ci fossero stati dei morti, ma per ogni tedesco ucciso dai partigiani, lui avrebbe dovuto fucilare 10 civili italiani. Qui non conta quello che io voglio o non voglio fare. Qui conta quello che io devo fare. Sì, ma se tu non lo facessi... Avrei giudicato un traditore e fucilato insieme a loro dal mio sostituto. Portali qui. Gli ufficiali? No, i 20 civili. Allora, tu li porti qui, poi fai una fucilazione finta e poi li nascondiamo. Allora, da quello che mi hai detto è questione di giorni, giusto? Allora, tu devi dire
devi dire ai tuoi uomini che questa qui è l'unica soluzione perché poi i partigiani non vi inseguano. E poi dove li nascondiamo quegli uomini? Allora, io non ti ho mai detto una cosa, però te la voglio dire. Allora, sotto al fienile c'è una cantina e noi li metteremo lì. Staranno un poco stretti? No, è abbastanza grande, ci stanno. Voglio dire, staranno un poco stretti insieme agli altri? Tu lo sapevi? Da parecchio tempo. Achele, io sono colonnello di quello che è guidato da persone sane di mente. Sarebbe stato veramente il più grande esercito della storia. Achele, io non sono uno stupido. Sei tu che mi hai aperto gli occhi. Un ufficiale tedesco che disobbedisce agli ordini rischiando la fucilazione. Forse il mondo aveva già cominciato a cambiare. Ora bisognava avvisare Jacob della novità. Jacob! Jacob! Cioè lui sa che noi siamo qua sotto e non dice niente. Rachele, che cosa mi stai nascondendo? Senti, stammi bene a sentire. Io le uniche cose che ho nascosto siete stati tu e i tuoi fratelli di sotto, che se non fosse stato per me, voi sareste probabilmente tutti morti. Quindi adesso chiudi quella ciabatta rotolante che hai al posto della bocca e fai quello che ti dico io. Se non sai cosa fai, prendi i tuoi stracci e scappi. Scusami, Rachele, che io lo dicevo solamente perché... Perché sei geloso, Jacob. Perché tu pensi che tra me e il colonnello ci sia qualcosa. Perché tu hai vissuto tutta la vita, tutta, nell'odio e nella paura. Ma Dio mio! Tu sei un uomo buono, colonnello. Speriamo che Dio mi assista. Vabbè, se non lo farà il tuo, lo farà sicuramente il Dio degli ebrei. Io sono stanca, colonnello, io sono esausta. Rivolgo la mia vita. Mi pare tu te la sia cavata abbastanza bene in tempo di guerra. Torna qui in tempo di pace e vedrai come me la so cavare bene. Anche tu, i tuoi amici e anche la gente del paese testimonierete. Lo direte a tutti che io mi sono rifiutato di fucilare quegli uomini. Che senso avrebbe una cattiveria adesso? Ma anche se loro tacessero, io lo griderò così forte che mi sentirà persino il tuo Hitler nella prigione in cui spero che marcirà. Senza offesa. Comunque, Rachele, grazie. No, grazie, te lo devono dire quelle 20 persone e i loro familiari. Se per quello anche i 10 ebrei che erano là sotto di me non si possono lamentare. Senti, cosa farai adesso? Rachele, perché tu non pensi di venire con me in Germania? Io e te insieme potremmo magari... Alt! Hai ragione. Non parliamone più. A più tardi. Uomini. Oh, questo qui che volevo che insistesse, pianta lì e se ne va. Arrivò il 25 di aprile. Genova era stata liberata dagli alleati con l'aiuto dei partigiani.
Milano e Torino erano in sorte e si combatteva casa per casa. Tutto l'esercito tedesco era allo sbando. In questa situazione un po' tesa, ma di perfetto equilibrio, arrivò il 28 di aprile. Rachele, come di routine, andò in paese per la solita routine dei viveri, ma tornò eccitatissima con una notizia che aveva tutta l'aria di essere l'annuncio della fine delle ostilità. Jacob! Rachele! Hanno arrestato Mussolini! Rachele, sì! Sei sicura? Chi l'ha presa? Dunque, non si sa ancora nulla di preciso, però da quello che dicono, pare che lo abbiano addirittura fucilato insieme alla Petacci. Se è vero quello che hanno detto, la guerra finirà prestissimo. Voi siete liberi, voi potete uscire, andare dove volete, perché il Piemonte, la Liguria, l'Emilia, la Lombardia sono tutte libere e in mano agli alleati e ai partigiani. Quindi non ci saranno più bombe, non ci saranno più americani, non ci saranno più tedeschi, tranne i tuoi amici qui a casa tua. E mi domando perché non ci hanno ancora fucilato. Jacob, un'altra insinuazione di questo genere, io giuro che vado a chiedergli di farlo adesso. Sì, scusami Rachele, noi qua tutti ti dobbiamo la vita e io sto qui a filosofare sulla tua vita privata. Senti, prima di andarvene, cercate un po' di ripulire quel porcile che avete fatto di sotto. Su questo non ti devi preoccupare. E la stretta di mano ci fu. Proprio il giorno in cui sia Jacob e i suoi, sia il colonnello e i suoi avevano deciso di partire. Quel giorno era il 30 aprile del 1945. Se tuo nemico combatte con onore, la tua vittoria sarà meno dolce e la sua sconfitta sarà meno amara. E lei, colonnello, è un uomo d'onore. Inoltre noi qua tutti dobbiamo la vita e questo non ce lo dimentichiamo. Rachele stava quasi per piangere, dire qualcosa, però fu il colonnello a parlare. Anche io sono un uomo che ama la storia. Signor Jacob, i condottieri e gli imperatori guidarono il grande esercito romano alla conquista del mondo, ma tra i soldati che andavano in battaglia a ben pochi interessavano la gloria e il potere di Roma. Anzi, per loro la guerra significava solo un sistema per morire più giovani. E poi il colonnello aggiunse: faccia buon viaggio, amico Jacob. Grazie. E grazie anche a te, Rachele. E grazie di tutto. E arrivederci. Jacob rimase a Torino fino al 1950. Poi si trasferì in Israele con sua moglie. Ebbe 5 figli. Prigel tornò nella sua Francoforte nell'estate del 1946. La sua casa non c'era più, ma lui si rimboccò le maniche, si trovò un lavoro e si rifece una vita. I figli di Rachele tornarono tutti e due. Si fermarono alla cascina, si sposarono e le dietro 4 bei nipotini. Quando morì Poldo, il suo cavallo, lei ne comprò altri 2. Uno lo chiamò Jacob e uno colonnello. Tutti insieme lavorarono, ingrandirono e abbellirono la cascina fino a farla diventare una delle più belle e delle più floride di tutta la zona. Mia nonna Rachele non si sposò mai più. Morì all'età di 90 anni con qualcosa come 9 pronipoti al suo capezzale. Ma la leggenda dice che ogni anno, nel periodo del 25 aprile, lei
ricevesse due lettere. Una da Francoforte e una da Tel Aviv. E la nostra storia finisce qui.